Direi che questo video bisogna iniziarlo così, perché proprio negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, Dogecoin ha fatto numeri stellari andando praticamente sulla luna. Guardate il grafico della meme coin più famosa della storia, che ha veramente fatto numeri giganti. Dogecoin a $1, fantascienza o realtà? Al momento si attesta intorno a zona 0,36 centesimi, dopo aver toccato un massimo in zona 0,43 8,91 sui prezzi, diciamo, di TradingView. Ma la domanda è appunto quella: se il signor Elon, che adesso è diventato, diciamo, parte integrante del governo, quindi è diventato comunque, oltre ad essere imprenditore, anche in ambito politico, porterà questa cripto addirittura ad $1, o potrà arrivarci. Tra le altre cose, tutto questo hype che è capitato sulla meme coin più famosa che c'è nel settore delle cripto deriva proprio dal concetto che anche gli Stati Uniti hanno creato il famoso dipartimento legato all'efficienza, omaggiandolo del nome di Doge. È una cosa incredibile. Elon Musk è diventato infatti il capo del Doge, che è questo Department of Government Efficiency degli Stati Uniti. È un dipartimento che non farà, diciamo, dell'efficienza, che non farà parte dell'amministrazione, ma sarà un organismo esterno di consulenza con ampia influenza, indicherà gli sprechi e dovrà tagliare la burocrazia, quindi lotterà con la burocrazia. Il fatto che Musk sia parte di questo meccanismo, che appunto è diciamo un po' super partes, è molto rilevante. Tra le altre cose, poi abbiamo avuto una serie anche di notizie legate al Doge, quindi a Doge, quindi Dogecoin, che addirittura suggeriscono rally potenziali da 1000%. Allora, arrivo a $1 di Dogecoin. È realistico, sì o no? Ma prima di andare avanti, ragazzi, vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, e poi vi parlo anche di questa promo che vi lascio in descrizione di Bybit, $500 di position airdrop ancora attiva per altri 30 giorni dal link che vi lascio in descrizione. Ma partecipate anche entro lunedì a questa All Season 25, un airdrop di $250 veri questa volta, che comunicheremo lunedì alle ore 20 sul mio canale Telegram, link in descrizione, ovviamente accesso gratuito. Basta fare l'iscrizione dal link entro lunedì, appunto, alle ore 18, dopo le ore 18 di lunedì prossimo non va, e completare il KYC di almeno il primo livello. Detto fatto, lunedì alle ore 20 pubblichiamo l'ID del vincitore di $250 sul canale Telegram, che saranno airdroppati poi dopo comunicazione, ovviamente, con il vincitore direttamente sull'account, e potete spenderli, fare quello che volete, quello che vi pare. Sono dei tether, quindi potete utilizzare questa super promo, non lasciatevela scappare, anche perché noi vi facciamo questa prima estrazione. Allora, andiamo con calma per la questione di Dogecoin, ragazzi. Allora, intanto, prima di rispondere alla domanda, possiamo arrivare a $1 sì o no? Mettiamoci il target di $1, che è veramente lontanissimo. Anzi, facciamo un'altra cosa, mettiamo la logaritmica qui, altrimenti il dollarone è veramente gigantescamente alto. Allora, eccolo qui che lo indichiamo in questo punto, il target che oggi andremo a vedere se effettivamente può essere raggiunto da Dogecoin. Allora, bisogna parlare di un po' di cosette. Intanto la situazione macro, poi le influenze esterne che Dogecoin subisce in questo caso, e poi andiamo a vedere invece l'analisi tecnica e l'analisi grafica, e un po' parliamo di alcune cosette. Allora, intanto, punto numero uno, la questione macro: inflazione, tassi di interesse e adozione delle cripto, che sono tre argomenti importantissimi. Primo, tasso di inflazione degli Stati Uniti, è uscito il dato questa settimana, è assolutamente contenuto. Ecco qui il dato, infatti, sull'IPC mensile ed annuale è relativa appunto a quanto è previsto, quindi l'attuale è stato identico, 2,6%. Non siamo ancora ai livelli del obiettivo del 2%, però siamo lì vicino. Ciò significa che la politica di ribasso dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve continuerà, e quindi da questo punto di vista l'immissione di liquidità agevola soprattutto meme coin, che sono fortemente influenzate anche da fattori di natura di liquidità, ma da fattori di hype, no? E di pump and dump costanti. Punto numero 2, la questione legata all'adozione delle cripto. Allora, il super pump di Bitcoin e il fatto che
si possa avere in questo determinato momento una incredibile focus da parte degli Stati Uniti, che è il paese più grande del mondo da un certo punto di vista e anche il paese che maggiormente innova di più, no? Nella storia, che ha creato innovazioni di un certo livello. E questo occhio di riguardo nei confronti delle criptovalute è una cosa da tenere sotto osservazione. È ovvio che il vento è cambiato, e cambiando il vento anche questo concetto potrebbe spingere determinate speculazioni anche su cripto come le meme coin, che sono assolutamente prive di valore, no? Se vogliamo, da un punto di vista anche progettuale, di tecnica tecnologica eccetera, che però risentono della questione del mercato e che quindi possono dare grandi soddisfazioni se le si sa maneggiare con cura, perché sono veramente molto complesse da maneggiare. Poi abbiamo la questione dell'influenza esterna. Allora, il signor Musk, ragazzi, ha un'influenza enorme sul governo attuale, e questa è una cosa che va assolutamente considerata. E il signor Musk è anche uno di quelli che più di tutti partono le pubblicità sul sito del Sole 24 Ore. Allora, è quello che più di tutti, diciamo, ha mostrato chiari segni di abbracciare il settore delle criptovalute, e comunque l'influenza si farà sentire. Ora, siccome Doge è la sua prediletta da sempre, il mercato un po' ha scontato questa cosa, portando questo rialzo a cifre, secondo me, di natura veramente stellari. Ma quali sono alcuni eventi che potrebbero, diciamo, spingere proprio Dogecoin come meme coin, come cripto a sé, a prescindere le questioni macro del mercato? La più chiara di tutti è, sono due a dire la verità, quella che proprio spinge Dogecoin direttamente è l'integrazione per esempio con Twitter, oppure la possibilità di utilizzare Doge come scambio per le Tesla eccetera, cosa che era già stata fatta in tempo fa e poi ovviamente è stata eliminata per diverse questioni di regolamentazione eccetera. L'integrazione con Twitter potrebbe in effetti dare a Doge una fase di adozione e anche di utilizzo che era assolutamente difficile, no, da prevedere per una cripto che insomma aveva una funzione un po' da meme, no? Da meme coin, quindi un po' da divertimento e non da utilizzo pratico. Però dovesse essere integrata con Twitter, effettivamente questo sarebbe un dato molto interessante di un case study, no? un nuovo dato che potrebbe dare a Doge la possibilità di muoversi magari con come utility token, diciamo così, della piattaforma di Twitter. Poi c'è sempre l'effetto anche collegato del famoso bull market lato altcoin. Se dovesse esplodere infatti un altcoin season da magari fra qualche mese, un po' abbiamo visto già le avvisaglie nella scorsa settimana dove le cripto hanno iniziato a muoversi e facevano botte da paura, ovviamente anche le meme coin e anche una cripto come Doge potrebbe beneficiare anche di questo. Dovremmo andare a vedere anche poi i dati realistici, no, in termini di market cap, adesso li vediamo eccetera. In ogni caso è sempre meglio essere estremamente cauti su queste previsioni, però ci sono delle logiche di fondo che possiamo andare a considerare, che ci portano anche all'idea che effettivamente questo punto di arrivo di Doge sul dollaro non è che poi sia così folle a questo punto, per una serie di motivi. A questo punto lanciamo la sfida Dogecoin a un dollaro, ragazzi, e vi chiedo di scrivermi nei commenti di questo video cosa ne pensate voi, ma soprattutto la vostra previsione di prezzi per questa meme coin. Oggi facciamo un video un po' più relaxed. E quale sarà la vostra previsione di prezzi per Dogecoin? Scrivetemelo nei commenti, facciamo questa challenge, vediamo chi ci si avvicina di più. Riprenderemo questo video infatti poi, una volta, diciamo, che questa fase sarà terminata fra qualche mesetto, e vedremo chi di voi magari si è avvicinato di più al prezzo effettivo. Dogecoin è un dollaro sì o no? E scrivetemi la vostra previsione nei commenti. Andiamo a questo punto a parlare di analisi tecnica e analisi ciclica, per vedere se ci sono effettivamente le potenzialità, non soltanto da un punto di vista logico, come abbiamo visto la questione del potere di Elon, del nuovo governo degli Stati Uniti estremamente filo cripto eccetera, il fatto che può essere utilizzata per gli acquisti di Twitter e bla bla bla, ma vediamo a livello grafico quello che dicono i prezzi. E questa impennata è senza senso, è dovuta solo a frutto di immaginarie situazioni, oppure c'è anche una qualcosa di sensato? Allora, ci sono dei fattori che intanto prenderei in considerazione. Prima di tutti l'analisi di natura ciclica della criptovaluta Dogecoin. Grafico a
time frame settimanale con i cicli annuali definiti in maniera abbastanza chiara in questo caso. Allora abbiamo più o meno tre strutture cicliche annuali su Dojo, e la cui, di cui l'ultima è partita da pochissimo, che è questa fase qui. Allora qui è iniziato, diciamo, l'ultimo ciclo annuale di Dojo, che è ancora nella prima fase, è ancora nella prima parte. Ora, non mi piacciono molto i cicli annuali che hanno un'impennata nella zona iniziale, perché sono pericolosi in quanto rischiano di essere poi ribassisti. Questo insomma è un atteggiamento ciclico che va tenuto in considerazione e che quindi un po' non depone bene nella continuazione di questo rialzo. Fatto sta in ogni caso che prima di dire una cosa del genere bisognerà attendere almeno questa zona media intorno a febbraio del 2025. Perché? Perché se questa zona rialzista regge e si mantiene, per esempio in una range del genere, non crasha in pratica in questo modo, allora è tutto da vedere, perché poi la seconda parte del ciclo annuale potrebbe addirittura spingere ulteriormente verso altri massimi, eccetera, e quindi indicare che questo annuale può avere tutte le caratteristiche per spingere ulteriormente. Quindi ok, non mi piacciono quelli ad ascensore all'inizio, perché per esempio vedete anche qui ha fatto ascensore e poi ha ritracciato, però in linea di massima bisognerà sempre attendere se manterrà la fase successiva. Per esempio, magari da qui va a fare una barra di congestione, se la barra di congestione viene mantenuta ha tutte le caratteristiche per poter continuare la fase rialzista. Stessa identica cosa che poteva fare per esempio anche qui: dopo la fase di ascensore ha creato una barra di congestione, se questa barra avesse tenuto, no, potevamo accedere nuovamente a un trend rialzista. È stata breccata e quindi ha indicato una fase di continuazione poi del ribasso. In linea di massima comunque siamo all'inizio di un ciclo di natura annuale a 70-80 giorni, dovrebbe chiudere un trimestrale se fai cicli trimestrali ovviamente, per poi darci un po' una direzionalità. Questo a livello ciclico, quindi le caratteristiche cicliche per poter raggiungere nuovi massimi alla fine di questo annuale, se appunto lo fa alla fine in questa zona qui, ci sono tutte, e siccome c'è anche il tempo, la possibilità che questo rialzo possa continuare fino a maggio, addirittura aprile del prossimo anno, ci sono a livello ciclico, ovviamente vanno viste di volta in volta, parliamo sempre di una meme coin, quindi ragazzi, occhi aperti su queste cose, non sono consigli finanziari, lo sapete, parliamo di ragionamenti, ma dovete sempre poi avere gli occhi sul grafico. Però le potenzialità, le possibilità ci sono, non ci sono vincoli ribassisti sui i cicli annuali, quindi insomma ragazzi, il trend rialzista è questa, è la potenzialità. Punto numero 2, la questione legale all'analisi tecnica invece dei mercati. Questa zona è una zona di forte resistenza che effettivamente ha riguardato Dogecoin, cioè questa area qui che sta tenendo, perché è un'area che era stata quella precedente del pull up dal basso verso l'alto della zona della bear market, che poi ha innescato tutta la spirale discendente del bear market. Quindi in sostanza questo diventa un ostacolo, e così si sta dimostrando in chiusura di natura settimanale. 0,38 è più o meno come area, 0,35 scusate, 36 come area questa zona qui, e ancora sta tenendo. Poi c'è una questione a livello di analisi tecnica: questa candela settimanale non è buona, è una candela di up che ha creato un massimo in zona molto alta e poi ha ritracciato dai massimi in maniera importante, perché ha fatto un meno 18% dai massimi, quindi non è positivissima, e se anche questa candela settimanale dovesse chiudere così, la prossima settimana bisognerà avere una inside piccolina, il più piccolo possibile, ma sicuramente non bisogna assistere a un crash al di sotto dei minimi di questa settimana, cosa che sarebbe molto pericolosa e innescherebbe un panic selling senza dubbio. Quindi i livelli di supporto poi per le prossime settimane saranno questi qui, lo 0,27 come area sempre, non come singolo livello. Da un punto di vista invece poi di resistenza, dopo questa zona non abbiamo granché, perché qui abbiamo una
parte rialzista che porta verso i massimi storici, che distanzia più o meno il 60%. Ciò significa che il superamento di questo livello, teoricamente confermato in chiusura di un almeno un daily, potrebbe spingere verso i massimi storici Dogecoin, portandola a 0,58, cosa che non è anomala e che potrebbe avvenire in effetti anche con un rialzo di Bitcoin, che potrebbe spingere nelle prossime settimane, se dovesse riprendere il suo trend rialzista. Ne parliamo nel video lunedì. A proposito, ragazzi, Bitcoin Mondo è lunedì, mi raccomando non perdetevelo, perché parliamo anche della possibilità di questi cicli su Bitcoin, del fatto che i 93k potrebbero avere i giorni contati. Però in linea di massima questa possibilità di continuare questa zona rialzista andando verso il massimo 0,5758 c'è praticamente tutta. Dopodiché la questione è, ci pone insomma un grande interrogativo. Arriviamo a questo dollarone, sì o no? Allora, il superamento di quota 58 in chiusura settimana, quantomeno daily, e poi abbiamo la swipe qui, il massimo storico effettivo in termini di shadow, che è 0,7390 di Dogecoin, ci impone di avere cautela, perché qui in tutta questa zona potremmo avere un doppio massimo. Il problema è che a un eventuale tentativo di superamento di questo doppio massimo, e soprattutto della zona di 0,73, mancherebbe pochissimo al raggiungimento di un dollaro, perché alla fine da qui a qui parliamo di un 33%, quindi teoricamente, da un punto di vista di analisi tecnica, ci sono tutte le carte per poter continuare questo trend, aggredire quest'area e raggiungere il dollarone prima magari di andare in una chiusura ciclica dell'annuale. Quindi abbiamo, per riassumere, le possibilità sia da un punto di vista di ciclo, perché il ciclo sulla meme, attenzione ragazzi, non chiudete qui il video, vi devo dire un'altra cosa tra poco, il ciclo sulla meme comunque è in forza attualmente e siamo all'inizio, non siamo alla fine, quindi ci sono le caratteristiche per poterlo fare, sia da un punto di vista di analisi tecnica, che in questo momento il ribasso attuale, il ritracciamento, il respiro è dovuto al livello di resistenza, ma il superamento di questo livello di resistenza lancia l'altra cripto, la meme coin, intorno a questa zona qui, che sono i massimi storici in pratica. Quindi una volta che poi abbiamo i massimi storici, il breakout di questi massimi, andando in price discovery, non ha limiti, non ha resistenze. L'arrivo a un dollaro, secondo me, è quasi scontato, perché semplicemente la prima resistenza di natura psicologica. Quindi cosa potrebbe limitare invece questo rialzo? Intanto un cambiamento in termini politici, quindi un dietrofronte in termini politici che cambiano le carte in tavola e fa finire questa fase diciamo positiva sul mercato delle cripto. Poi il non mantenimento di questa zona di supporto, lo 0,27, chiusura sempre almeno daily, quindi il ritorno magari di Dogecoin al di sotto di questa zona, perché potrebbe spingerlo a 0,21 poi in questa fase qui, e quindi insomma darebbe difficoltà secondo me al raggiungimento del dollaro, sarebbe sempre possibile, ma dovremmo poi assistere a un nuovo breakout. In pratica, in sostanza, dobbiamo tentare di vedere che Doge non faccia esattamente quello che ha fatto già tante volte, cioè non vada a replicare in pratica il ok, vediamo se riesco a trovarlo. Non vada a replicare questo livello qui, questo atteggiamento, cioè non vada a fare una cosa del genere identicamente come ha fatto già precedentemente negli altri cicli. Ciò significa che deve mantenere questo livello, altrimenti poi potremmo assistere ad un evento del genere. Se mantiene questo livello, ragazzi, potete anche utilizzare 0,26, è un'area di prezzo, 0,26 0,27. Le potenzialità per arrivare a un dollaro, secondo me, ci sono, se continua questa fanfara sul mercato delle cripto. Ricordiamo che infatti ancora l'alt season non è neanche iniziata del tutto, che abbiamo visto le prime avvisaglie e quindi si possono fare numeri importanti. Cambierebbe di molto la questione legata alla market cap? Ebbene, un pochino cambierebbe, perché attualmente abbiamo una market cap di circa 52 billion per quanto riguarda Doge, che è una market cap di tutto rispetto, ma il raggiungimento del valore di un dollaro porterebbe Dogecoin più o meno intorno a 147
billion di market cap, una cifra senza senso se consideriamo che è un memecoin, ma poi soprattutto andrebbe ad attualmente a prendere a superare la market cap di Tether, diventando la terza criptovaluta più capitalizzata di sempre. Ovviamente poi dovremmo vedere se Solana magari tenterà di fare anche un passo avanti insieme, però ragazzi questo è secondo me anche un altro motivo di riflessione, cioè il fatto che possa avvenire un evento del genere. Sì, è possibile da un punto di vista tecnico, da un punto di vista ciclico per la questione attuale, però ricordiamoci che la market cap porterebbe Doge a diventare la terza criptovaluta più capitalizzata di sempre, superiore a tanti altri progetti e addirittura superiore anche a Tether in termini di market cap. Vabbè, vedremo come andrà, ma voi fatemi sapere cosa ne pensate con la sfida Dogecoin a un dollaro, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate e buon weekend a tutti!